Lo studioso libertario Guglielmo Piombini ha recentemente scritto questa riflessione sulla qualità e la sicurezza della vita nei grandi stati in confronto ai piccoli stati. Attraverso una breve analisi storica ha confrontato le vicende di un grande stato-nazione come la Germania con quelle di uno stato sovrano molto piccolo come il Principato del Liechtenstein. Fino al 1866 Liechtenstein e l'attuale Germania erano uniti nella Confederazione Germanica, una libera associazione di stati tedeschi formata dal Congresso di Vienna, dove tutti i membri, 38 fra regni, ducati, principati e città libere, erano pienamente sovrani. Nel 1866 però la Confederazione Germanica si sfaldò a causa della guerra fra Prussia e Austria. Solo il Liechtenstein, fra tutti gli stati tedeschi, votò contro l'abolizione della Confederazione e nel 1871 non entrò nel nuovo impero tedesco. La Germania divenne uno stato unitario militarmente fortissimo, mentre il Liechtenstein scelse addirittura di non mantenere un proprio esercito. Prima era obbligato dalla Confederazione ad averlo e di affidare la sua difesa a un paese fino ad allora totalmente estraneo alle sue vicissitudini storiche, la Svizzera. Chi fece la scelta più saggia? I pochi tedeschi che rimasero autonomi nel piccolo e debole Liechtenstein? Oppure i tanti tedeschi che si entusiasmarono per il neonato e potentissimo Reich tedesco? Quello che accadde alla Germania dopo il 1866 è ben noto. Altre guerre di unificazione, spedizioni coloniali, la prima guerra mondiale con 2 milioni di morti, la sconfitta e la perdita di un quarto del territorio nazionale, le rivoluzioni comuniste a Monaco e Berlino, l'iperinflazione devastante, la dittatura nazionalsocialista. La seconda guerra mondiale con 6 milioni e mezzo di morti, l'olocausto della popolazione ebraica, le città bombardate, la perdita di un altro terzo del territorio nazionale, l'espulsione di 12 milioni di tedeschi dai territori perduti, la dittatura comunista nella parte orientale, la divisione della parte occidentale in zone d'occupazione. Nel complesso, a partire dal 1870, la Germania ha sperimentato quattro collassi di sistema. Il Liechtenstein, zero. Oggi il Principato ha un reddito pro capite, 168.000 dollari, il terzo più alto del mondo, molto più elevato di quello tedesco, 44.000 dollari. Non ha praticamente debito pubblico, è un paese stabile e tranquillo senza alcun problema di criminalità o terrorismo. Ha raggiunto questi risultati senza mai conoscere guerre, rivoluzioni o crisi economiche. Oggi il Liechtenstein ha uno dei sistemi politici più libertari della Terra, che ammette perfino il diritto di secessione per i singoli villaggi. Ma non si tratta di un caso unico, lo stesso raffronto si può fare fra gli italiani d'Italia e quelli di San Marino o del Canton Ticino, tra i francesi di Francia e quelli del Principato di Monaco o del Canton Ginevra, tra i cinesi della Cina e quelli di Hong Kong o Taiwan. Ai secondi sono state risparmiate molte sciagure, perché pur condividendo la stessa cultura dei primi, vivevano in paesi più piccoli. Solo i grandi stati provocano grandi catastrofi.